Oggi nei amici di Facebook, vlog numero 6. Allora, vi aggiorno un po', primo video dell'anno, tra l'altro. Vi aggiorno un po' sulle ultime cose che ho fatto, un po' di cose che ho comprato, e, un po' di cose che mi hanno mandato, diverse cose, insomma, in questa puntata del vlog. Spero che vi piacerà. So benissimo che sono un po' indietro su YouTube, sono sempre mega incasinato, devo ancora riuscire a organizzarmi per bene, probabilmente non ce la farò mai a organizzarmi decentemente nel mio mix tra curare i miei prodotti e seguire i video per YouTube e tutte le attività extra tipo i viaggi, le altre robe. E sì, credo che non ce la farò mai, ma insomma faccio quello che posso. E, allora, vengo da un periodo un po' di merda, in realtà da un mese un po' di merda, perché mi sono fatto capodanno a letto con la febbre e l'influenza, e poi nelle ultime 2 settimane, insomma tutto quanto gennaio praticamente, sono andato un po' con la batteria al 50%. Adesso mi sto un po' riprendendo, spero di uscirne a febbraio. Comunque a gennaio cosa ho fatto? In particolare chiaramente ho finito Epic, le spedizioni di Epic, e in particolare la versione Deluxe di Epic. Se mi seguite su Instagram sapete perfettamente di cosa sto parlando, perché non ho parlato d'altro. Se avete preso la versione Deluxe vi è già arrivata o vi arriverà tra oggi e domani, perché stamattina proprio ho spedito le ultimissime copie, quindi vi arriveranno, insomma, entro la settimana o male che vada, veramente lunedì o martedì della prossima settimana. Grazie mille che hai comprato la versione Deluxe di Epic, spero che vi piacerà e che l'attesa sarà valsa la pena. E adesso andiamo di sotto, vi mostro un po' come era fatto la versione Deluxe di Epic, se magari non mi seguite su Instagram o se volete un po' più di dettagli. E poi parliamo di una sedia che mi hanno mandato, che è questa di FlexiSpot, questa qua, molto bella, ne parliamo per bene tra un attimo. E poi parliamo anche di un paio di acquisti che ho fatto in un mercatino, che vi interesseranno sicuramente, e di il mio ultimo libro che sta per uscire, di cui ho appena lanciato il sito, e ve ne parlo tra un attimo. Direi che andiamo di sotto, vediamo Epic Deluxe come prima cosa. Allora, Alexa, accendi workshop. Ok. Allora, la versione Deluxe di Epic, per chi non l'avesse vista, è questa qua. In pratica, all'Epic base, chiamiamolo così, insomma, alla First Edition base, che è questa. Questa con la cover bianca, con scritto First Edition dentro, insomma, firma, numerata, eccetera. Perché ho comprato la versione Deluxe, che erano, perché sono già esaurite da un pezzo, 128 copie, si aggiungeva anche una sovracopertina. Quindi il libro è lo stesso, ma questa sovracopertina, che diciamo risalta molto di più la bozza di Elmore che ho usato in questa versione di Epic. Grazie mille Larry Elmore per avermi dato il permesso di usarla, che è una bomba. È una bozza preparatoria per la grafica super famosa di Dungeons & Dragons. Ne ho già parlato, ma insomma al volo, semplicemente inizialmente Elmore aveva fatto appunto una grafica in cui non c'era solamente il guerriero, ma c'era anche una maga, come vedete, e anche un elfling ladro che si intravede di qua. Poi dopo evidentemente è stata cambiata, e nella mitica scatola rossa, che tra l'altro ho, adesso non so se riesco a prendere al volo, sì, nella mitica scatola rossa poi l'abbiamo vista con solo il guerriero e il drago mirrorato, insomma specchiato, vedete? Questa è la versione definitiva di Elmore, invece quella che c'è in Epic è la bozza preparatoria, chiamiamola così. Ok, c'era quindi una sovracopertina che avete appena visto, ma non è tutto qua. Il libro con la sua sovracopertina finisce dentro a un cofanetto che è davvero molto particolare. Da una parte ha la stessa grafica rifatta in Ashi Art e un timbro fatto su ogni copia a mano, in modo tale che siano tutti differenti, no? E sul lato opposto invece c'è la scritta Epic con dentro la grafica scontornata e sempre realizzata in Ashi Art. Spero che si veda, sì, anche di qua. Questi sono tutti i caratteri, vedete? E qui anche in piccolino c'è scritto First Edition Deluxe. Ok, questa è la versione Deluxe. Vi faccio vedere un momento particolare perché voglio parlarvi un attimo della scatola, a cui tengo particolarmente.
Avrei potuto fare una scatola normale. Come è fatta solitamente una scatola normale? Praticamente c'è un'anima in cartone grigio, questa che si chiama appunto anima grigia, che viene ricoperta da una carta patinata e le diverse, diciamo, pareti della scatola, mettiamo così, sono separate tra loro e vengono tenute assieme dalla carta patinata. In questo caso io volevo fare una cosa differente, cioè volevo solo l'anima grigia a vista, perché per me è un materiale bellissimo, adesso purtroppo in video è difficile capirlo. A vista che girasse tutto quanto attorno al libro, solo che per piegare questo cartoncino da 2 o 2,5 mm è impossibile piegarlo senza romperlo, senza che si veda, e quindi ho fatto fresare tutti quanti i cartoni, le anime grigie che ho utilizzato. Adesso qui è ritagliata, non è intera, però immaginatevela lunga che comprende tutti quanti i lati, e vedete c'è una fresatura a 90 gradi, 45 rispetto alla carta, che quando viene piegata appunto fa questo effetto per cui non si vede esternamente e risulta perfetto. Così, una piccola follia che ho, scelto per la versione Deluxe di Epic, che spero piacerà a chi l'ha comprata. Oltre a questo, un paio di piccole sorprese. C'era dentro anche una stampa in cartoncino 300 grammi che riprende proprio la copertina di Elmore, no? Quindi così un regalo in più, proprio una stampa con scritto First Edition Deluxe, eccetera. E non è finita qua, c'era anche una lettera con un po' di ringraziamenti, di spiegazioni. Ci ho spiegato praticamente quello che vi ho appena detto dell'anima grigia, che se però la girate è il proseguimento del cartoncino che vi ho appena detto. Tac, vedete? Qui continua, ecco fatto. Continua, così anche questa solo una piccola finestra. Questo era Epic Deluxe. E poi altro argomento. Allora, vi voglio parlare di quella sedia di Flexispot. Andiamo di sopra. E poi vi parlo anche di un'altra cosa che mi ha mandato sempre Flexispot per farne una recensione, che è questo sgabello che devo montare. Quindi dopo lo montiamo anche. Ma andiamo di sopra e vediamo la sedia, che per me è insomma piuttosto interessante, anche se ha un problemino di cui vi parlo alla fine. Allora, in questo caso Flexispot ha fatto il passo molto lungo perché è andato in un settore, diciamo, comunque in una fascia di qualità e di prezzo che insomma non è, diciamo, normale per lei come azienda, che era sempre stata su prezzi molto contenuti. Vi ricordo, Flexispot è l'azienda che fa questi tavoli con motorizzati, no? Che si possono alzare e abbassare, e fa anche altri mobili e suppellettili sempre per questi tavoli, in particolare per esempio questo cassetto e mille altri accessori che si possono montare sui tavoli. In uno dei tavoli che ho di sotto ho anche le ruote. E in questo caso invece va proprio su una sedia da ufficio classica ergonomica, che compete praticamente direttamente con un'altra sedia di cui vi ho già parlato mille volte e che ho qui in ufficio, che è questa Herman Miller Sail. Tolgo subito il dubbio, perché dico compete direttamente, perché costano la stessa cifra praticamente, attorno ai 700 euro. Quindi, insomma, se mi chiedi 700 euro per una sedia ergonomica, sarà meglio che sia fatta molto bene, che abbia diverse caratteristiche, che effettivamente sono quasi tutte presenti in questa sedia di Flexispot. Ne parliamo. In particolare, garanzia di 10 anni su tutta quanta la sedia e tutte quante le parti che si potrebbero rompere. Herman Miller da, se non ricordo male, 12 anni sulle sue sedie. E in più costruzione e design, insomma, di altissimo livello. In questo caso ci siamo anche per Flexispot, perché come vedete è molto bella. Ha vinto un sacco di premi, tra cui tutti quelli principali: Leaf Design, il Red Dot, il Good Design, e insomma direi anche abbastanza meritati, perché la sedia è molto bella. Anche questo supporto lombare regolabile è tutta quanta monotono, cosa per niente scontata. Cioè, i diversi materiali sono tutti quanti colorati dello stesso colore. L'effetto finale è molto bello, io adoro questa roba qua. C'è in nero, in grigio chiaro
e in rosso, e ovviamente mi sono fatto mandare la versione rossa perché mi sembra largamente la più bella, ma se volete qualcosa di un po' più, insomma, di meno appariscente, quella nera o quella grigio chiara, che praticamente è bianca, è un grigio molto chiaro, molto bella, direi che sono più adatte. È completamente costruita in alluminio nella parte inferiore, questa qua, questo è tutto alluminio e anche tutta la struttura è in alluminio, alcune parti sono in plastica molto dura e poi ci sono diversi polimeri, no, che vengono utilizzati, per esempio questa, molto bello lo schienale, super traspirante, realizzato in questo materiale, del colore giusto, perfetto, e molto bella anche la seduta in memory foam, molto figa. Praticamente le stesse cose di cui vi ho già parlato per la Sail, che ha lo stesso tipo di seduta, e invece per lo schienale ha una soluzione un po' diversa, ma che fa praticamente lo stesso effetto. Altra cosa bella sono le diverse tipi di regolazioni fondamentali, ovviamente, che servono per regolare un po' tutti quanti gli aspetti della sedia, in particolare la distanza della seduta rispetto allo schienale, quindi la seduta si può spostare avanti e indietro, fondamentale per regolare per se stessi la sedia. Molto comodo il supporto lombare, che per esempio non c'è nella mia Sail, c'è come optional, diciamo. Non male i braccioli, anche se non sono molto regolabili, nel senso che vanno solamente su e giù e basta, non sono altre regolazioni. È anche vero che non serve altro in realtà per un bracciolo, cioè tutte le altre regolazioni sono un po' superflue, quindi diciamo che su questo hanno un po' risparmiato in questa serie di FlexSpot, ma non se ne sente la mancanza, perché l'unica vera regolazione, lo ripeto, del bracciolo che serve, intendo, è su giù, tutte le altre sinistra destra, l'orientamento del bracciolo, insomma, cambia veramente poco. Si può ovviamente reclinare esattamente come la Sail, e della reclinazione si può regolare la durezza con questa manopola che gira esattamente come la Sail, va su e giù, avanti e indietro, e appunto lo schienale si ribalta quanto vi pare e quanto duro vi pare. Insomma, ha tutto quello che serve questa sedia, è bella, ha un bel design, ha tutte le regolazioni ergonomiche, è ben fatta, ha dei materiali ottimi, ha una garanzia di 10 anni, ha tutto quello che serve per poter chiedere 700 euro. Detto il prezzo, chiaramente il problema che ha più grande questa sedia è appunto il pricing, veramente, insomma, non so, una scelta difficile da capire, semplicemente perché appunto costa quanto un Herman Miller, e nonostante abbia praticamente le stesse caratteristiche tecniche, la stessa qualità del design più o meno, non è vero, però insomma si avvicini molto da un punto di vista del design, più o meno lo stesso tipo di garanzia, 10 anni invece che 12, insomma cambia poco. Chiedere lo stesso prezzo quando non hai un marchio blasonato quanto Herman Miller è, insomma, è una scelta difficile da condividere, semplicemente anche per il mantenimento del prezzo del prodotto, no? Un Herman Miller probabilmente dopo qualche anno la rivendi a poco meno, una FlexSpot evidentemente no, per cui è difficile diciamo giustificare un investimento di quel tipo. In ogni caso sono abbastanza convinto che questa sedia andrà in sconto, inevitabilmente come vanno in sconto gli altri prodotti di FlexSpot. Dovesse calare di un 200 euro e andasse attorno ai 500 euro, comincia a essere davvero una sedia molto interessante. Altrimenti, insomma, se magari vi siete innamorati di questo design, di questo colore, di queste particolarità, insomma, andate a vedere sul sito e valutate voi cosa fare. Per il resto, comunque, complimenti FlexSpot perché è una gran sedia. L'unico dubbio che ho è sul prezzo, che è, secondo me, troppo elevato. Ok, vista la sedia, andiamo di sotto e montiamo lo sgabello, che mi sembra molto interessante anche quello, ha un prezzo molto più basso tra l'altro. Ce l'ho qua e adesso appoggio la camera e lo montiamo al volo, anzi lo monto, insomma. Si chiama BH3, il nome del modello, e la G sta per grigio perché me lo sono fatto mandare grigio. C'è un azzurro che non mi piace per niente, c'è un bel nero e c'è un bel grigio, e quindi ho scelto il grigio. Arriva smontato chiaramente. Altra cosa che non ho detto prima, altra differenza sostanziale tra FlexSpot e Herman Miller, visto che appunto prima parlavamo di prodotti che hanno praticamente lo stesso prezzo, è che per Herman Miller la sedia arriva già montata.
arriva, se vi ricordate, quando vi ho mostrato la Sail, in una scatola gigante con una spedizione speciale praticamente. È arrivato un furgone che aveva solamente quella scatola enorme lì, che si apre in una maniera fantastica e la sedia la tiri fuori che è già montata. Invece la FlexiSpot che vi ho mostrato prima, chiaramente me la sono dovuta montare io. Niente di che, ovviamente, cioè si monta facilmente in un quarto d'ora, non è quello il punto. Il punto è che la differenza di qualità si vede anche in questi dettagli e di prestigio del marchio. Chiusa la parentesi, andiamo avanti. Questo ovviamente si monta, costa, se non sbaglio, 120 euro, ma è in sconto, una cosa simile, forse attorno ai 90, una roba del genere. Comunque va spesso in sconto anche questo. A un prezzo, diciamo, ok, se è attorno ai 100 euro. Se lo trovate a 80-90 euro, chiaramente ancora meglio, ovvio, che è il suo prezzo, probabilmente 80 euro. E chiaramente parliamo di uno sgabello di qualità, non è una roba da, insomma, non è una roba di Ikea da 30 euro. In metallo, tutta quanta, diciamo, qui c'è il pistone. Completamente in metallo, già colorato del colore giusto, chiaramente, con un po' di olio sopra. Adesso appoggio qui. Poi abbiamo la base che ruota e bascula in questo modo. Ed è potenzialmente davvero molto comoda, se ho capito bene come funziona. Ovviamente intendo l'uso insieme a una scrivania alta. Potenzialmente davvero super comodo questo sgabello, perché avendo la base basculante, appunto, vi segue nei movimenti. Non è uno sgabello su cui ci si siede proprio, ma ci si appoggia, e basculando appunto vi aiutano in questa cosa, in questi movimenti. E sopra c'è appunto invece la base morbida, insomma la seduta dello sgabello, che in questo caso, come vi dicevo, appunto è grigia, mentre il corpo è di questo bianco, insomma un po' off-white, chiamiamolo così. Direi che si monta in questa maniera. Non ci sono viti? Ah, qua. Che viti ci saranno? Ah no, giustamente c'è questo qui. E basta, non ci sono istruzioni, viti, niente. Questo come si monta? Forse così. Non ci sono istruzioni, quindi deve essere talmente semplice da non richiedere. Ah sì, l'ho proprio solamente infilato e questo gli si appoggia sopra. Olè. E basta. Ok, quindi mi ci posso sedere. E poi c'è un tasto qui che serve per alzarlo, esattamente. Lo si alza fino al massimo in modo tale da poterlo usare, spero che mi vediate, mi sposto un po', da poterlo usare anche in piedi fondamentalmente, vedete? E poi bascula, fighissima sta roba. Davvero molto figo questo sgabello, quindi si può usare in questa maniera qua, wow! E mi piace da matti questa roba che è veramente super free, no? Vedete? E vi aiuta sia quando siete seduti completamente, questo lo userò qui di sotto nel workshop per forza, perché è perfetto con i banchi da lavoro, per esempio, mentre stai lavorando lo puoi alzare e vi viene dietro, e puoi usare in questa maniera qua, non scivola, vediamo se casco, no, non scivola anche se state proprio molto in avanti, oppure lo abbassate e potete sedervici sopra comodamente. Mi sembra perfetto proprio per la mia unboxing station. Vedete qua ci sono un po' di pacchi che arriveranno nel prossimo mail time, però così lo posso usare sia quando è alto, come in questo momento, quindi lo uso in modalità alta così, in questa maniera qua, direi perfetto, super, sia quando la metto invece in modalità bassa posso scendere anch'io e utilizzare lo stesso sgabello. Tac, eccomi qua, super. E quando invece la rimetto in modalità alta, io mi alzo con lei. Sono due i tasti, ce n'è uno di qua e uno di là, poi dopo dipende chiaramente come lo girate. Comunque ha due tasti, quindi è sempre facile trovarne uno dei due, insomma. E qui si usa come vi dicevo prima, quindi è basculante e si fa questo movimento qua, che è perfetto perché non scivola la base, è proprio fatta apposta per essere sfruttata e utilizzata in questa maniera. Mi sembra un gran bello sgabello, brava FlexiSpot, anche perché il prezzo in questo caso invece è più che giustificato, attorno ai 100 euro, 80-90 euro in base agli sconti. Top!
Poi parliamo anche di acquisti. Io ho fatto un paio di acquisti che adesso ho messo qua. Eccoli qui, li avevo prima in magazzino. E, dove li ho fatti? Li ho fatti in uno dei tanti mercatini della mia zona. Sono certo che anche da voi è pieno zeppo di mercatini dell'usato. Sono il posto migliore in cui andare a trovare delle belle offerte, dei prodotti, quel tipo di prodotti che piacciono a me, quindi vintage, modernariato, cose molto belle. E, in particolare questa volta ho trovato una, ve la mostro, una nuova macchina da scrivere, tanto per cambiare, e una enciclopedia che conoscete già. In particolare vi faccio vedere prima l'enciclopedia, che è famosissima, e sono i 15. I 15 che ho già in diverse copie, in realtà, vedete qua. Questa è una, poi ne ho un'altra anche a casa, completa. I 15 sono una enciclopedia in 15 volumi, i libri del come e del perché, quindi già è spiegato. Ed è una delle mie fonti di ispirazione per Epic, lo dico proprio senza problemi. Questi erano dei libri che avevo da piccolo e che adoravo aprire a caso, perché sono i classici libri che si possono aprire a caso e imparare cose nuove, no? Esattamente come in Epic, che lo apri a caso e ti leggi un articolo che dura 2 o 3 pagine e poi dopo passi alla cosa dopo, che magari non c'entra nulla fondamentalmente. In realtà questi erano divisi per macro argomenti, per esempio qui personaggi stranieri famosi, ho beccato il volume numero 5, ma chiaramente ognuno ha un colore e ognuno ha un macro argomento. Racconti e fiabe, il numero 2, e questo è il numero 8, come funzionano le cose, che bomba, per cui qui apro a caso e magari c'è elettricità su ruote addirittura. Stiamo parlando di una sculpitura degli anni 60. Adesso questa edizione qui è diversa dall'altra che ho, non so di che anno è esattamente, del 68, vedete? E la versione originale americana si chiama Childcraft, appunto, che la dice tutto, no? Childcraft, no? Costruire il bambino, serviva un po' a formare il bambino, ecco qua. Bellissimi, 15, se le trovate, sono appunto 15 volumi che vi creano questo arcobaleno in libreria strepitoso. Questa è leggermente differente come edizione, ma sono tutte molto simili. Questa edizione l'ho trovata in un mercatino, appunto, e l'ho pagata 15 euro, tutti i 15 volumi. 1 euro a volume, non è al suo prezzo, si può pagare anche di più, si può andare sui 30, 40, fino a 50 euro per tutti i 15, è ok, compratela perché ne vale assolutamente la pena. E l'altra cosa che ho invece comprato è una... tanto per cambiare, una macchina da scrivere, bellissima, e i più esperti di voi probabilmente l'avranno già riconosciuta dalla sua custodia. E parliamo di una Olivetti lettera 12 in questo caso, da non confondere con la lettera 10 di cui vi ho già parlato nel primo volume di Epic Largamente Online, che è una delle macchine, se non la macchina da scrivere più bella, per me ovviamente, mia opinione, mai stata fatta. La lettera 12 ha un paio di varianti interessanti, in particolare vedete ha 2 tasti in più che li riconoscete molto bene, perché sono rossi, no? Vedete? Ecco qua. Allora metto qua sul tavolo anche la lettera 10, così facciamo un confronto proprio al volo. Tra l'altro si vede bene quanto è ingiallita questa 12 rispetto alla 10 che ho, che è perfetta. E eccole qua, la differenza si vede chiaramente a colpo d'occhio, mancano 2 tasti fondamentalmente, anzi la 12 ha 2 tasti in più, sono rossi per cui si vedono molto bene. Uno è semplicemente la tabulazione e l'altro invece è lo spazio automatico. Cosa vuol dire spazio automatico? Vuol dire che se premete la barra lo fa una volta e se tenete premuto non fa nulla, invece questo rosso, se tenete premuto, va avanti con gli spazi. Quindi insomma ha un paio di feature molto comode per chi la utilizzava molto, no? Quindi la tabulazione e lo spazio automatico sono molto comodi, per il resto è identica alla 10. Vedete quanto cambia il colore, dovrò fare tipo un retro bright, un qualcosa, devo pulirla per bene. Prodotta a partire dal 1978 da Olivetti, appunto, questa lettera 10 e lettera 12, design di Mario Bellini, 78 come me, quindi il mio stesso anno di nascita, assolutamente la mia macchina da scrivere preferita come design, insieme alla Valentine, però la lettera 10 e la sua variante 12 rimangono veramente strepitosamente belle per quanto mi riguarda, bellissime. Poi torniamo di sopra, perché vi parlo di un altro paio di cose al volo. In particolare voglio parlarvi, ma mi siedo prima, anzi metto qua la camera così sono più comodo, scusate un attimo. E rieccomi.
Allora, Epic Deluxe ve l'ho mostrato, Flexi Spot ne ho parlato, il mercatino ve ne ho parlato, Nerdvana New York, ultimo argomento, Nerdvana New York. Allora, ve ne ho già parlato mille volte di Nerdvana, che è la mia nuova collana di guide turistiche per nerd, in particolare dedicate allo shopping nerd, o insomma dedicate alla pop culture. Che significa? Significa che usciranno diversi volumi, quest'anno esce il volume dedicato a New York, quindi ogni volume è dedicato a una singola grande città del mondo, in quella città vi mostro e vi parlo dei migliori negozi nerd presenti. In questo caso parliamo dei migliori 24 negozi nerd di New York. Dico subito che è una mia selezione in base ai miei gusti, non è la lista di tutti i negozi nerd di New York, che sarebbe stata impossibile. Mi sono concentrato in particolare su Manhattan. Questo perché? Perché è importante secondo me fare una scelta. Cioè, la classica domanda è: quali negozi vado a visitare a New York? Non posso mandarti una lista con tutti quanti i negozi perché ti perderesti. Non solo, di quei 24 negozi li ho anche divisi, diciamo, assegnando delle stelle, un po' come la guida Michelin, per intenderci. E questo perché? Anche perché dentro al libro ci sono diversi percorsi da fare in base a quanto tempo avete, no? Avete solamente mezza giornata? Guardate questi negozi. Avete una giornata intera? Guardate questi negozi. Avete una settimana intera? Volete vederli tutti? Ecco qua come vederli nell'ordine giusto. Oltre al libro, che uscirà a febbraio ed è ora in pre-order, quindi manca pochissimo, e vi consiglio anche di ordinarlo perché stanno finendo, c'è soprattutto, esattamente come per Epic, c'è il sito internet che presenta tutte le schede di tutti quanti i negozi e offre un contenuto in più che è collegato al libro tramite codice QR, cioè nel libro ogni scheda ha un codice QR che rimanda alla scheda online. E il contenuto in più qual è? Dei video tour, un bel video tour che vi mostra l'interno del negozio, che è il modo migliore per sapere prima di andare se quel negozio può essere interessante per voi o no. La novità qual è? Perché ne parlo in questo vlog? La novità è che ieri ho lanciato il sito completo con tutti i contenuti, zero pubblicità come sempre, gratis per tutti, nerdvanaguides.com, ve lo linko qui sotto in descrizione eccetera, andatelo a vedere, andate a scoprire nuovi negozi, fatevi una scorpacciata dei miei contenuti gratuitamente, non è, ma se poi invece vi viene voglia di andare davvero a New York e volete una guida tascabile, fatta apposta per essere provata in città, cartacea, comodissima, in cui peraltro ci sono anche alla fine delle belle schede vuote in cui potete aggiungere i vostri negozi, le vostre scoperte, allora sapete che potete ordinarla tramite il sito o su Itami Shop, costa poco ed è secondo me un buon acquisto se siete dei nerd interessati a New York. Direi che questo è tutto, ragazzi, forse ho parlato anche troppo, non so quanto è lungo questo vlog, sto ancora registrando. A questo punto vi saluto, vi rimando ai prossimi video qui sul canale che arriveranno prestissimo, so benissimo cosa devo fare, ragazzi, so che state aspettando il nuovo video tour di tutto lo studio 2023, che è una delle primissime cose che farò nei prossimi giorni, so che aspettate la nuova puntata di Mail Time che arriverà non tra troppissimo come l'altra volta, insomma non passeranno 6 mesi ma passerà molto meno questa volta, ve lo assicuro, e in più ho altri video in cantiere, insomma tante cose, i miei prodotti nuovi, ho già fatto tutto quanto la timeline dei prodotti Itomi per il 2023, quindi insomma state tranquilli che tante novità, tante cose da fare, tante belle esperienze da fare nei prossimi mesi. Vi ricordo che a marzo tornerò a New York e ve ne riparlerò, questa volta da un punto di vista un po' più turistico, perché vado insieme alla mia compagna, per cui voglio andare a vedere anche dei posti in cui solitamente non vado, che non sono anche mai neanche andato. Per esempio non sono mai andato dentro la Statua della Libertà, non so se lo farò questa volta, ma potrebbe essere interessante. O a vedere posti, insomma, super turistici, quindi farò magari un video meno nerd e più turistico, che mi avete chiesto in tanti. E poi ad aprile si torna in Giappone finalmente con il Mega Japan Tour di Nerd Trip, e insomma tanta roba. Nerd Trip Japan sarà una bomba atomica quest'anno, veramente. Insomma basta, bando alle ciance, vi lascio ai prossimi video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, fate il like, bla 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 bla, e noi non dobbiamo più rivederci. Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte, ciao giovani. Trump, 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 Trump,